La performance è stato un assaggio di fermentato di riso di vario tipo, qui siamo riusciti a infilare anche una mini verticale di vino di riso Varesotto di 2 annate diverse. La verticale è quando si assaggia un vino in annate diverse a ritroso nel tempo. Questo è vino novello di riso Varesotto Vercellese. Quindi siamo proprio di fronte alle identità forti, Cina e Padania. Appunto, secondo me adesso è interessante questo vino di riso, il profumo. C'è qualcosa? C'è l'ananas. C'è un po' di nebbia, c'è un po' di cloudy anche nei profumi, secondo me. Ho rifatto un tipo di azione mimetica rispetto a un assaggio di vino. Questo è ancora più difficile, secondo me. Eravamo arrivati a colore ambrato, non filtrato. Nel senso olfattivo, caramello, zenzero, candito, miele, tabacco, vedete? Tabacco. Questo qui come colore ricorda addirittura i pinsaldos, che è quel colore ambrato, luminoso, gargiante del pinsaldo. È stato un po' surreale, perché è una cosa che normalmente si fa con i grandi prodotti dell'italianità, della nostra identità più intima e profonda, invece in questo caso lo facevamo con un vino di riso salmastro con sentori bizzarri che alla maggior parte della gente si vedeva chiaramente che non è che proprio gli piacesse in modo, però ha funzionato proprio su sto paradosso. Qua in Italia che non si è abituati a bere vino di riso, io penso che tutti quanti, anche se non siamo grandi conoscitori di vino d'uva, siamo in grado di riconoscere i gusti che appartengono alla cultura italiana. È la familiarità che rende qualcosa buono, per cui io l'ho fatto assaggiare tante volte con risultati non sempre entusiasmanti, anche voi stessi eravate un po' perplessi. Poi, stando lì, cercando, riflettendo, scavando nelle proprietà organolettiche, siamo riusciti a, penso anche per voi, ad apprezzarlo in qualche modo. E abbiamo finito facendo proprio anche il vino di riso. Ma siamo col riso? Allora, il riso ha raggiunto una temperatura di 20 gradi, quindi adesso inneschiamo il processo di fermentazione. Con dei fermenti che avevo trovato, sono delle muffe rosse che hanno colonizzato del riso, che poi viene messo a mollo, si risvegliano, poi vengono mischiate con il riso che è stato cotto durante la performance. Poi le abbiamo avvolte in dei panni per tenerle a caldo e ora. Sì, in questo momento già la fermentazione si è innescata. Ci siamo divertiti molto ed è stata una performance secondo me molto formativa, ma allo stesso tempo molto ludica, molto divertente, quindi che dovrebbe, anche quello che dovrebbe essere una performance, no? Un momento dove si condivide qualcosa e dove molto è lasciato anche all'improvvisazione. Il pubblico si è appassionato, ha provato a descrivere, ha provato a fare un'operazione che in un altro contesto magari non sarebbe mai riuscita perché io avevo già provato a far assaggiare il vino di riso a varie persone e neanche ci si volevano avvicinare in certi momenti. Abbiamo finito brindando a questa Padania ibrida. Allora, Cambrai a tutti! Cambrai!